Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un'applicazione, si chiama Security Cam, è in pratica un'applicazione semplice, molto molto comoda e soprattutto funzionale, dedicata al melafonino. Come vedete noi l'abbiamo attivata, nella parte in basso, come potete già ammirare, si trova in pratica il simbolo dell'audio che come vedete è dinamico proprio perché noi stiamo parlando. Detto questo, l'applicazione a cosa serve? Serve in pratica come una semplice app che va a monitorare, per esempio, un'area di vostro interesse, che potrebbe essere la vostra camera, il vostro ufficio, il vostro soggiorno, la vostra cantina, quello che vi pare, dove voi praticamente potete lasciare il melafonino, immaginiamo appunto di avere il melafonino in questa posizione, e vi permette, andando nelle impostazioni, di selezionare la modalità, sia appunto piuttosto che, va bene, la camera frontale, piuttosto che il tempo di operatività, se la volete come stealth mode, enable sleep, piuttosto che time and data stamp, potete selezionare on oppure off, come capture frequency. Per esempio, capture frequency vi permette di stabilire gli intervalli di tempo, come vedete nella stessa descrizione che è presente nell'applicazione. Io diciamo ho fatto la mia esperienza in base poi anche a quanto permette di leggere nelle info l'applicazione stessa, e esprime in minuti il tempo che intercorre tra uno snapshot e l'altro, quindi praticamente tra una foto e la successiva. Questo è molto comodo perché vi permette praticamente di utilizzare il vostro melafonino allontanandovi da un'area di vostro interesse, qualunque essa sia, e vi permette praticamente di scattare delle foto a intervalli regolari. Ovviamente vi permette anche di mandarlo in modalità stealth, quindi diciamo non riconoscibile nel momento in cui uno comunque entrasse in possesso, ecco, del vostro melafonino, così da farsi magari un pochino meglio i fatti vostri, e vi permette di continuare a scattare, per esempio, foto a intervalli di un minuto. Ogni minuto fate una foto dell'area che, diciamo, sta intorno, o comunque, diciamo, nel raggio d'azione del sensore ottico, così da permettervi, per esempio, di tenere sott'occhio, sotto controllo, quindi l'area che particolarmente vi sta a cuore. Può essere quindi utilizzato, insomma, in maniera soddisfacente. Ovviamente il tempo è limitato alla durata della batteria, o trovate un sistema, diciamo, per alimentare il vostro telefono perché rimanga appunto attivo per tanto tempo, oppure il limite principale di questa applicazione è ovviamente la batteria, però insomma, come ogni applicazione dedicata a melafonino piuttosto che altri sistemi operativi, il limite principale è sempre l'autonomia del telefono in sé. Detto questo, comunque avete anche un motion trigger poco sotto, come anche la possibilità, per esempio, dell'audio trigger. Quindi insomma, l'applicazione è davvero molto comoda. Di base emula in pratica il comportamento di una fotocamera con queste feature aggiuntive che permettono in pratica di impostare delle utility, per esempio, per controllare una determinata area di vostro interesse. Quindi è buona cosa da questo punto di vista. Geniale, anche in questo caso, come nelle altre applicazioni che abbiamo recensito, appunto, dedicate al melafonino, è quasi un peccato che queste impostazioni non siano già utilizzabili di default con il melafonino, però insomma, con pochi clic la potete tranquillamente scaricare da App Store e noi ne consigliamo l'utilizzo, fin tanto che risulta, per esempio, comodo lo scopo che abbiamo appena descritto. Detto questo, non mi viene in mente molto altro. Tutto sommato l'applicazione è semplice e decisamente immediata. Per noi è assolutamente valida, non ha mai crashato quando l'abbiamo provata, quindi assolutamente di tutto rispetto. Detto questo, potete anche poi ripulire l'applicazione da eventuali scatti piuttosto che altro materiale che avete giustamente utilizzato per i vostri scopi. Basta semplicemente andare nella gallery, vedete, e come potete vedere lo storico è decisamente pulito. Quindi una volta che avete terminato, diciamo, il vostro utilizzo principe, potete tranquillamente procedere alla pulizia della memoria, giusto anche per non occupare spazio per niente, e continuare a utilizzare il vostro melafonino come avete sempre fatto. Detto ciò, non mi viene in mente molto altro, sinceramente, da dirvi. Se avete domande, curiosità, commenti, lo spazio, come al solito, è a vostra disposizione. Mi raccomando, solo usatelo con un minimo di buona educazione. Per quanto riguarda il resto, non mi viene in mente nulla di extra. Se avete appunto domande, fatecele, se poi riusciamo a darvi anche una risposta sensata, ben venga. Detto ciò, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info, e già che ci siete, iscrivetevi anche al canale TV, così da non perdere gli approfondimenti che creiamo per voi.
Detto questo, è veramente tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione di questo filmato e complimenti all'ideatore di Security Cam. Detto ciò, vi saluto, ci vediamo online. A presto, da Giuseppe Ragozzino.